Questa puntata vi è offerta da... Chissà quante volte avresti voluto mangiare un fico maturo, ma la tua presa non era sufficientemente possente da staccarlo dal ramo. Ebbene, quei giorni sono finiti grazie alle molle brutali di Gian Pixel Pinolo. Con soli 7 giorni di allenamento otterrai risultati inimmaginabili. E finalmente anche tu potrai staccare un fico dal ramo. Cosa aspetti? Corri su Amazon a ordinare le molle brutali di Gian Pixel Pinolo. Cavolo, ma quanto è tosto Megaloman, il più famoso degli eroi. Recentemente, visto il successo del nostro video sul titano di Megalopoli, siamo stati contattati dai membri del segretissimo club dei pleonastici, che ci hanno chiesto di occuparci di un altro eroe una volta famoso, ma oggi ahimè dimenticato. Un eroe vestito come C-3PO, che difende la Terra dagli attacchi di Enzo Paolo Turchi e King Kong. Ebbene sì, sto parlando proprio di lui. Sto parlando di Spectreman e questa è la sua storia, ma quella vera. Cari amici e care amiche, un saluto da Maniero e da... Belcross! Oggi non posso far finta di nulla. È uscita la 5ª edizione di un libro, ma in realtà è il taccuino di sopravvivenza per il nostro cuore e la nostra mente. È con una certa emozione che questa incredibile, imperdibile raccolta sia stata lanciata proprio da noi. Andate tutti a rivedere tutte le 12 puntate sullo Zodiaco e andate a cogliere queste piccole perle di saggezza. Grazie, e dobbiamo ancora dire grazie ai fratelli Callassi editore. Abbiamo avuto l'opportunità esclusiva di svelare a voi tutti questo prezioso aria per i nostri polmoni. Avrete già intuito che sto menzionando Mondo Ubuntu, la via dell'apertura, i mantra di Terranti Macubele, It. La proboscide che cerca il refrigerio non sempre sta bassa, poiché la creatura poiché la creatura è così. La proboscide che cerca il refrigerio non sempre sta bassa, poiché la creatura è così di natura. Ma direi che questa qua, non so, raggiunge quasi la perfezione della fisica. Dopo questo attimo di alta commozione, ebbene sì, non si può fare nient'altro che andare avanti con la trasmissione. Visto l'incredibile successo della puntata dedicata a Megaloman, oggi, grazie ai consigli del maestro Coco Svonser, visioneremo Spectreman, una curatissima serie Tokusatsu, trasmessa in Giappone nei primi anni 70 per 63 tragici episodi. Senti, ma è la solita storia degli alieni che invadono la Terra? Certo. Che diamine, fammi subito leggere la trama, anziché no! Il dottor Stragor, un citongo alieno, vuole distruggere la Terra, aumentandone l'inquinamento e utilizzando dei mostri giganti. Ma non sa che sulla Terra, sotto mentite sfoglie, c'è Jochigamo, un agente dell'Alleanza Spaziale in grado di trasformarsi in Spectreman. Wow! Wow!
Mettiamoci comodi e godiamoci questo bellissimo telefilm. Ciao! Ma quanto entusiasmo che hai! Io lo so il perché. Perché te non hai mai visto neanche una puntata di Spectreman. E adesso ti cucchi la balena volante. Spectreman! Qualcosa di tremendo urta il peschereccio di questi poveri uomini. Eccomi a casa. Che diavolo succede? Un pesce grosso, forse una balena. Ma non è possibile. Ha ragione, eccola là! Anch'io. Balena dritta di prua! Guardate, eccola! È spaventosa! La balena monta uno spruzzino da giardino e poi, nonostante un'apparente leggerezza, riesce a inabissarsi. Ma è solo uno scherzone, perché subito dopo la balena prende il volo. C'è una balena volante! E dopo questa incredibile frase d'effetto compare questa scritta della quale ignoriamo la traduzione. Però voglio venirvi in aiuto. Provate ad andare a visitare il canale di Cronache Animate. Forse lui la traduzione ve la può dare. È un canale che a noi piace molto e che seguiamo. Ma questa non è una balena, questo è un mostro pieno di violenza. Guardate cosa combina il peschereccio. Ma che domandona qua! Lei è programmatrice di computer. Cosa può dirmi della balena volante? So che nostro padre non era pazzo. L'unico che può intervenire è Joji. Infatti, va a nascondersi e si trasforma in Spectreman. E attiva l'arma segreta. Attivare gli spettro occhi. Dopo aver individuato la balena volante che si sta rendendo invisibile agli occhi umani, Spectreman si lancia come una furia. Non riesco mica a capire, l'hanno lanciato proprio come un sacco a peso morto. E finalmente all'interno della loro astronavina si palesano i nemici di Spectreman e dell'umanità, Enzo Paolo Turchi e King Kong. Lo hai visto, Kong? Di come parlavo il Dada Umpa con Raffaella Carrà? L'ho visto, padrone. Ah, sì, e come? Sì. Spectreman, io sarò il padrone di questo pianeta e tu sarai distrutto. Non pensavo che Enzo Paolo fosse così malvagio. Comunque vediamo come se la cava Spectreman, se ha imparato a volare. Ma dai! Scusami! Sì, ma i combattimenti qua non arrivano mai. Fluido magico! E fix chan chan! E sulle risate del dottor Enzo Paolo finisce la puntata, della quale non ho capito una cippa. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, ciao e alla prossima!